Sì, il primo tempo penso che abbiamo sofferto abbastanza, dove dopo il mese in diverse occasioni poteva sbloccare il risultato. Poi nel secondo tempo il calcio di rigore, insomma, penso molto discutibile. La squadra è passata in vantaggio, noi cioè, alla fine cioè, penso che abbiamo reagito, abbiamo avuto una grande reazione. Il secondo tempo abbiamo fatto la partita, siamo stati padroni del campo. Nel lungo e largo abbiamo pareggiato meritatamente e poi il calcio di rigore penso evidentissimo, siamo riusciti a ribaltare la partita, ma penso che la Palmese è una squadra che fino a oggi ha fatto un grande campionato, un grande lavoro, era un punto penso dico superiore a noi. Era una partita difficile, si sapeva, questo è un campo difficile, un campo ostico dove non è facile fare risultati. Siamo molto contenti soprattutto per il risultato, ma penso per la grande reazione che ha avuto la nostra squadra. Ma io guardi, sinceramente sono degli episodi che bisogna isolarli, non ho niente a che vedere col calcio. Chiaramente magari qualcuno con i nervi fior di pelle, c'è chi accetta la sconfitta e chi non l'accetta, però alla fine penso che per quello che è successo in campo non penso che sia stata una partita bella da vedere, soprattutto il secondo tempo, non ci sono state scaramucce di nessun genere, certamente alla fine magari subentra il nervosismo, queste cose bisogna evitarle. Ma penso che abbiamo creato tanto, perché sotto porta ci siamo pure arrivati, se andiamo a vedere gli episodi, il colpo di testa di Polito, il colpo di testa di Diemi che non ha inquadrato la porta, quasi la traversa di Ragosta, insomma penso che abbiamo tirato in porta, solo che non siamo stati, secondo tempo siamo stati precisi, però penso che siamo arrivati, abbiamo avuto 4-5 palle gol nitide che non abbiamo concretizzato, sinceramente poi è chiaro che nel calcio ci stanno pure i calci piazzati, siamo stati molto bravi diciamo a riuscire a pareggiare la partita, ma nonostante tutto non abbiamo abbassato il baricentro, abbiamo tentato in tutti i modi di poterla vincere la partita e ci siamo riusciti perché c'è stata quella grande voglia, abbiamo continuato di nuovo a giocare, non ci siamo messi là insomma, a cercare insomma, di addormentare la partita, abbiamo pigiato ancora sull'acceleratore e abbiamo trovato la seconda rete.